Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un bel tema, per esempio per una sinistra che trova le sue parole d'ordine, no? Perché la sensazione che ho io, e lo chiedo anche a lei, è che mentre dall'altra parte, persino il Movimento 5 Stelle, no? Tu pensi al Movimento 5 Stelle e ti viene in mente il reddito di cittadinanza, pensi a Giorgia Meloni e quindi poi al governo e ti vengono in mente dei cavalli di battaglia. Pensi al PD e mi aiuti lei, qual è il cavallo di battaglia, qual è la cosa che le viene in mente? Magari suggeriamola. Sanità pubblica, che ne so, sì, potrebbe essere. Io sì, alcuni suggerimenti avrei naturalmente, ma direi lotta alle disuguaglianze, direi beni comuni e quindi lavoro, salute, scuola, direi apertura al mondo e quindi pace, direi visione strategica del fenomeno dell'immigrazione, che il problema non è porti chiusi o porti aperti, ma è consapevolezza che senza un'immigrazione governata questa Europa e questa nostra Italia non vanno da nessuna parte, perché non si tratta soltanto di aprire le porte a chi le bussa perché ha fame, si tratta di inserirli e di integrarli in un sistema economico-sociale che ne ha fortemente bisogno. Il tema della denatalità non si risolve con qualche assegno familiare in più, che pure è molto importante, ma certamente non lo si risolve nel breve periodo. Direi che la lotta per salvare il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe essere prioritaria in questo momento, perché noi abbiamo fatto nel 78 una scelta strategica, innovativa, moderna, quella che costa meno e che rende meglio, che ci ha fatto diventare tutti uguali davanti al bene fondamentale che è la salute. Stiamo ritornando tutti disuguali, perché ciascuno di noi e soprattutto sì, perché le ovviamente classi hai più facilità o meno facilità ormai a curarti a seconda di quanto è grande il tuo portafogli. Onorevole Bindi, le chiedo però, nel frattempo,